Ciao, come ho detto nel titolo, oggi parliamo di dove potete trovare informazioni sul diabete che siano affidabili, veritiere, non sia fuffa. Quindi mio cugino mi ha detto che se tu mangi questo speciale alimento che sicuramente un diabetologo non conosce, guarisci dal diabete. Non si tratta di questo, ma si tratta di dove trovare informazioni che possono riguardare la gestione delle glicemie o altre cose. Ovviamente, prima ti ricordo che io mi chiamo Emanuele, sono studente di medicina al quarto anno, ho diabete da più di 15 anni e nonostante questo ho fatto comunque ciclismo sportivo a livello agonistico e sono stato anche campione italiano. Venendo a noi, qua dove trovare possibili informazioni? Informazioni che siano tagliate giù in un modo comprensibile per chi gliene frega niente l'ambito medico, sanitario. Non serve che uno si metta a studiare medicina. Io studio medicina, a me piace quello che studio, è pesantissimo, però a me piace. Capisco le persone che non piace, mi sa, ad esempio, piace giurisprudenza, a me fa il vomito, sono gusti quelli. Allo stesso modo, vorrei dire che ha meno strumenti per magari comprendere alcuni dettagli che vengono detti magari dal diabetologo o ha più fatica a valutare la veridicità di alcune informazioni. Dove poter trovare delle info che siano affidabili, che siano veritiere? Questo è l'obiettivo del video di oggi. Un primo punto può essere questo canale YouTube. Questo canale YouTube serve sia per ispirare tutte le persone con il diabete a dimostrare che il diabete non è un limite e quindi si possa fare molto anche con il diabete. Si può diventare campione italiano, si può comunque puntare con una laurea pesante e quindi non ti toglie niente né dal punto di vista sportivo né dal punto di vista cognitivo. In più puoi trovare molti video che ti aiutano in quella che è la tua gestione del diabete, la gestione delle glicemie, della terapia, l'aspetto psicofisico, quindi ad esempio stress, depressione, relazionarsi con gli altri nonostante il diabete, se ti senti a disagio oppure no. Questo video. Le informazioni che trovate sono quindi le informazioni che un po' trovo io su internet e quindi vado a verificare, un po' informazioni che prendo io in base a quello che mi viene spiegato nelle varie materie e che poi traslo quindi sulla parte diabetologica. Ad esempio, il mio professore di endocrinologia non ha nemmeno accennato al diabete e quindi non è che io possa sapere mille robe sul diabete. Quello che so è un po' esperienza personale, un po' ad esempio biochimica si fa, quindi quello che è il processo di degradazione di glucidi, lipidi, proteine, piuttosto che sintesi di acidi nucleici o come si muovono alcuni ormoni e quindi con effetto di alcuni ormoni e quindi è utile capire come avvengono questi processi per poi traslarli anche su più ambiti, no? Sia dal nutrizionista sia appunto a chi ha il diabete dal punto di vista alimentare o piuttosto dal punto di vista dello sport. Oltre al mio canale YouTube ci sono altri possibili siti che danno informazione, uno in particolare molto molto preciso ma più di carattere medico è il sito di My Personal Trainer. Ora, il problema è che con My Personal Trainer bisogna sapere già cosa cercare, perché se tu sai cosa cercare, quindi hai anche una conoscenza più o meno approfondita, comunque sai cosa guardare e sai valutare quello che ti viene detto, allora trovi tutto quello che ti serve, perché comunque è fatto molto bene, quello che ti viene detto è molto preciso, molto di più di molti professori, cose che può essere tranquillamente utilizzato da uno studente che fa medicina per aiutarsi a preparare un esame, quindi può essere molto utile. Il punto è che se tu non sai cosa andare a cercare e non sai quindi effettivamente cosa ti stanno dicendo, allora può diventare complesso poi studiare o informarsi o comunque riuscire a portare a leggere la lettura dell'articolo portando a casa le informazioni che stavamo cercando. A proposito di questo ci sono altre possibilità, ci sono giornali più o meno specializzati che parlano in modo più o meno esplicito di quelle che sono possibili novità, informazioni, ci sono forum, ci sono associazioni, io ho fatto parte della GD che è l'Associazione Giovani Diabete per cui si parlava, facevano dei libretti in cui spiegavano cos'era il diabete, spiegavano la parte relazionale, cioè un libretto in cui ci sono quei ragazzi che raccontano la propria esperienza col diabete, se è un problema, perché è un problema, non è un problema, come vivono, fanno sport, non fanno sport, come si gestiscono a scuola e quindi magari se tu sei un neofita è utile e oggettivamente comodo. Sono comunque informazioni che sono reperibili anche online, cercando il diabete, cercando informazioni sulla dieta, cercando quindi possibili interazioni tra diabete e alimentazione. Se trovano una quantità importante di articoli, ma si trovano anche descritti in un modo abbastanza semplice e comunque trovate pure i video sul mio canale. Quello che invece volevo farvi vedere, che secondo me è carino, è questa cosa qua. Adesso ve lo faccio sentire ed è il podcast dell'Associazione Italiana di Diabetologia. Praticamente parlano quindi di una serie di
temi da puntata a puntata, in una puntata durerà dai 15 ai 20 minuti e si parla appunto di quello che può essere la gestione del diabete. Vi metto il link per ascoltarlo magari nel primo commento, e se non ricordo ricordatelo voi. Ad esempio, si vede così il sito, poi io vado qua, ad esempio. Benvenuti a questo podcast che ha come tema quello dell'intelligenza artificiale e la sua applicazione nella diabetologia. È molto interessante, dato che fatto la Società Italiana di Diabetologia, è anche affidabile, sono dei medici che parlano e quindi che spiegano le novità o spiegano l'argomento in questione. Quindi, ricapitolando, hai diverse possibilità per informarti dal mio canale YouTube piuttosto che altri da YouTube. Ad esempio, su YouTube so che è presente anche il canale del professor Enzo Bonora, primario del reparto di endocrinologia e malattie del metabolismo. Ormai non si dice più primario, ma è per intenderci, dovrebbe essere direttore sanitario, non vorrei dire una cavolata, però comunque quello che era il primario. Fa dei video su YouTube in cui parlo ad esempio anche della metformina, ce ne sono diversi. Altre possibilità possono essere come il mio canale YouTube, piuttosto che My Personal Trainer, piuttosto che altri siti o giornali di formazione, oppure appunto il podcast della Società Italiana di Diabetologia, in cui appunto sono dei medici che parlano e spiegano il proprio punto di vista. Ci sono anche altri podcast, però li ho trovati un po' imprecisi e non di carattere scientifico. Imprecisi perché sono gente che racconta un po' la propria esperienza, per cui ti racconta un po' quello che ti vuole raccontare, non di carattere scientifico perché non sono persone che lavorano nell'ambiente sanitario, per cui le cose che vengono dette non sono sempre precise e ho notato diversi errori più volte. Ne siamo arrivati alla fine del video, ti ricordo che sul canale quindi puoi trovare una serie di video, vabbè te l'ho già detto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.